attività di informazione dei lavoratori, ANIEF ha deciso a partire da oggi, in un tour di 6 giorni, di affrontare diversi temi dei diritti dei lavoratori che abbiamo voluto inquadrare in un documento che come ANIEF abbiamo chiamato le tavole della giurisprudenza. Queste tavole della giurisprudenza rappresentano dei diritti fondamentali, ne abbiamo individuati 10 parole chiave che devono andare a interessare tutto il personale docente, educativo, ATA della scuola italiana, per fare in modo che vengano rispettati quei diritti che la giurisprudenza, la Cassazione in particolar modo per la maggior parte di essi, riconosce. Ecco perché ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 19 da oggi, inizieremo per 30 minuti un'informativa da parte di chi? Ma di chi è esperto della materia, quindi da parte di giuristi, da parte di avvocati, specialisti sul tema, sul campo, perché se ne sono occupati, che andranno a spiegare che cosa prevede la normativa contrattuale o la normativa di legge, la norma, e però andranno anche a spiegare che cosa ha detto il Tribunale, la Cassazione, cosa ha detto rispetto a questa normativa, se è legittima oppure se è illegittima, e quindi ci sono dei diritti da riconoscere. Io farò sempre pure un saluto, ovviamente, di introduttivo a questi incontri, quindi è importante parlarne, perché con le tavole della giurisprudenza si apre la pagina una nuova pagina nella scuola, quella del rispetto del diritto per tutto il personale, diritto in Italia, ma diritto anche riconosciuto dall'Unione Europea.